E riparte la giostra, caro testa di caso. Gianluca si è assentato perché qui dal MEI hanno proposto di fare da giudice all'interno di una giuria, quindi siamo anche all'interno di una giuria, lo sapevi testa di caso, io no, l'ho imparato ora. E ritorniamo qui dal MEI, meeting delle etichette indipendenti di Faenza, dove nel nostro peregrinare qui e conoscere vari artisti ci siamo imbattuti in te. Ma chi sei tu? Questa è la domanda, dici un po', come ti chiami? Ciao, io mi chiamo Luciano Panama. Sì. Sono siciliano, sì. Sono venuto qui a presentare in anteprima il mio nuovo album che si chiama Piramidi, sì. Che uscirà il 20 ottobre con tre belle etichette, una di Messina si chiama La Dura Madre Dischi, sì. Una fra Rovigo e Venezia si chiama Dimora Records, una di Bologna che si chiama Calicia Dischi. No, diciamo quindi, che sei bello attivo da questo punto di vista. Ho trovato degli amici che credevano in questo progetto e sono molto contento. Sì. Faremo anche il vinile, che è una cosa molto bella per me. Sì. È la prima volta che... Quel tocco vintage anche, se vogliamo. Sì, sì, mi piace molto l'idea di stampare i vinili delle canzoni che scrivo e che registro e produco. Sì. Perché è un disco che ho praticamente suonato, scritto, registrato e prodotto da solo. Un po' perché in Sicilia non esistono tanti studi di registrazione, tanti produttori e così via, un po' perché avevo voglia proprio di dedicarmi da solo a questo progetto, di essere io al 100% e lavorarci da solo come un artigiano, ecco, proprio questa è la mia idea di fare un disco. E se dobbiamo inserire il tuo stile in una categoria, più o meno cosa suoni? Ma intanto lingua, italiano, estera? Sì, 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 sì. Okay. Il disco in italiano, esatto, perché... il disco in italiano. Diciamo che io parto dal rock perché prima avevo una band che si sì. chiamava Entourage, eravamo un trio, per tanti anni abbiamo suonato della buona musica rock, secondo me, sempre sì. in italiano e così via. Lì in Sicilia sempre? Sempre in Sicilia, okay. Ma anche abbiamo fatto delle date fuori, siamo stati ad esempio da Arezzo Wave, perché abbiamo vinto Arezzo Wave, bei eventi comunque. Tante altre cose comunque. Sì. Quindi parte dal rock, diciamo, quello là, anni 70 e 90, okay. Anche dai Beatles, i Led Zeppelin, Pink Floyd, Neil Young, influenze, e poi gli anni 90 che sono stati molto importanti anche per me, però anche dai cantautori italiani, perché ecco, mi piace tantissimo la musica dei cantautori italiani, quindi Ciampi, non so, De André, Lucio Dalla, Battisti, cioè insomma cerco di mischiare tante cose, di creare un'unica cosa che poi fosse la mia. Certo. E come date adesso, dopo il MEI, intanto ti sei già esibito oggi? Sì, ti devi... mi sono già esibito. Forse Gianluca è riuscito ad ascoltarti invece, se non sbaglio. Sì, sì, perché ci sono tanti palchi, tanti sì, infatti ci stiamo girando, trovando talmente tante cose anche molto molto interessanti. Sì, ho fatto la prossima data e dopo adesso, dopo del MEI, adesso sarò un po' a Bologna, dove c'è il mio ufficio stampa e si chiama Sfera Cubica. Sì. Sarò un po' lì e lui avrà programmato sicuramente qualcosa per me, sarà una sorpresa. Bellissima questa cosa. Che... E poi torno giù in Sicilia e farò una presentazione alla Feltrinelli lì a Messina. Sì. E poi un concerto successivamente in una sala concerti a Messina. Beh, insomma, che si chiama RB. Insomma, anche dalle tue parti comunque ti tieni bello attivo, non sei... Ci provo. Questo è importante, perché poi la musica dal vivo piace molto, secondo me. Delle altre date, a Catania e a Palermo. A Catania mi piacerebbe molto suonare al Teatro Coppola, sì. Che è una realtà che mi piace. E poi a Palermo, insomma, ci sono anche altri contatti, speriamo di concludere anche con loro presto. Beh, insomma, diciamo che non sei uno che sta assolutamente fermo. E tra 5, 8, 10 anni dove ti vedi? Cioè, se volessimo dire cosa vuoi fare da grande, ecco. Non è facile. Io ho cercato di impostare, diciamo così, questo mestiere, di sì. mestiere si può parlare, cercando di capire se ero capace da sempre a scrivere delle canzoni, e che canzoni scrivevo e che cosa dicevano queste canzoni. Sì. Cioè, fare un disco, quindi cosa significa? Cioè, quindi per me è un... è un atto sociale, è un atto spirituale, è un atto politico, è un atto liberatorio. Fare un disco deve essere cultura, sì, deve essere sì, sì. evoluzione, deve essere, bisogna farlo con una certa consapevolezza e con una certa sì. responsabilità. Certo. E quindi
queste sono le cose che ho cercato di capire in questi anni, sì. Cosa ero capace di scrivere in base a tutto questo. E spero di essere riuscito adesso con Piramidi a concentrare proprio tutto questo all'interno di questi 8 brani. E spero in futuro di continuare a farli, perché credo, sì, che per me, anzi ne sono sicuro, è proprio una necessità interna. Sì. Cioè, la fortuna dei musicisti è riuscire ad elaborare la vita che vivono in qualche modo e poi liberarsene attraverso delle canzoni, sì, attraverso il loro modo di scrivere, di pensare. Quindi credo che questa sia la cosa che farò anche fra 10 anni. Penso, diciamo, spero, che hai trasmesso bene le emozioni anche che in qualche modo caratterizzano il tuo io e ciò che fai. Se invece vogliamo andare un po' sul concreto e dire, ma dove troviamo l'artista, no? Che ci sta ascoltando su Radio Sites, ma non solo, perché noi adesso siamo presenti su Facebook, ma saremo presenti sul podcast, YouTube e quant'altro. E, se volessimo in qualche modo l'ascoltatore, lo spettatore, insomma, rapito dalle tue parole, dicesse, ma io dove trovo i contenuti, un sito, una mail, qualcosa, dove, dammi, allora, qualche contatto. Non ho un sito web, diciamo, sì, perché non ho fatto questa cosa, però certo, su web, su Facebook principalmente, sì, è la cosa dove mi muovo con più facilità, perché non, sì, sono molto bravo a realizzare siti e cose di questo tipo. Era anche una, sì, cosa che mi interessa così così, cioè, sì, per me va bene la pagina Facebook, lì puoi trovare tutte le informazioni. Sì. Anche se poi ci sono delle pagine dedicate. La pagina Facebook si chiama? Si chiama Luciano Panama. Quindi come te, sì, come non ci si può sbagliare. Non, okay, ci si può sbagliare, anche perché il mio nome e il mio cognome. Credo che in Italia lontano, okay, perfetto. No, perché unici, è importante, in qualche modo vediamo spesso artisti anche bravi, che però poi quando vai a capire, sì, ma dove ti trovo? Sì, ma c'ho questo, aspetta, forse non lo uso, non lo guardo spesso. No, invece, no, la pagina è Facebook, è una cosa a cui tengo, perché, esatto, è un modo di relazionarmi con, sì, chi ha voglia di ascoltare, comunque condividere con me dei pensieri, e quindi è una cosa attiva, cerco di scrivere delle cose che mi rappresentino, insomma, dei post, dei contenuti che siano molto vicini a me, quindi è una cosa a cui tengo comunque. Cioè, esatto, esatto. Perché, insomma, comunque oggi è praticamente diventato, esatto, fondamentale, almeno, sì, avere quella pagina. Sì, sì, diciamo che da qualcosa bisogna avere, ecco. Sì, senza, poi c'è dubbio, chi veramente ci passa molto il suo tempo, chi delega ad altre persone. No, a me piace avere, esatto, farlo, soprattutto adesso lo posso fare, esatto, proprio un rapporto diretto con chi, sì, mi segue, questo, chi mi scrive. Questo è anche bello, se vogliamo, no? Perché poi, sì, c'è, sì, interazione, proprio, e ti danno anche stimoli e consigli, chi lo sa. Insomma, ci, sì, ha fatto veramente piacere averti qui con noi, anche perché, insomma, cerchiamo di dare nel nostro piccolo, poi chiaramente di Radio Sites, spazio e voce a tutti, soprattutto agli artisti che in questi 2-3 giorni, noi poi siamo qui da ieri, sì, sono presenti a questa bella rassegna dove veramente si trova tante cose molto interessanti, secondo me, per quello che riguarda il panorama musicale emergente e o indipendente. Quindi dai, da questo punto di vista ci ha fatto piacere conoscerti. Anche a me. Dimmi. Dico, è stato anche per me interessante scambiare qualche parola con voi e conoscere la vostra realtà. Eh sì, perché magari sai, la radio è di Treviso, poi noi siamo in tutta Italia, esatto, perché le web radio, sai, sono, immagino, hanno una sede, ma poi sa, ognuno poi collabora da dove si trova. Quindi, questa è bella questa nuova attività che le web radio stanno facendo nell'ultimo, sì, periodo, perché dedicano appunto spazio a delle cose anche che non sono così facili da trovare, esatto, ecco, esatto, e quindi è una cosa interessante, anche importante, credo. Da, esatto, tutti i punti di vista. Poi noi come contenitori, se così possiamo dire, da poco tempo abbiamo, al di là di tutte le piattaforme possibili immaginabili, dal sito al canale YouTube eccetera, dove c'è tutto il podcast, c'è tutte le registrazioni, siamo presenti anche su una nuova piattaforma che si chiama Sites Media, anzi.it, dove poter, accedendo come ospite senza neanche digitare la password, si ha modo di accedere all'interno proprio del contenitore di Radio Sites, dove sono presenti tutti i contenuti, compresa questa chiacchierata che verrà messa nei prossimi giorni. Noi, okay, in questo momento, bene, siamo andati in onda anche, come dicevo prima, su Facebook, quindi è il canale più diretto, più conosciuto, per ovvi motivi. Tu semplicemente puoi condividerlo dalla tua pagina, quindi lo vedrai tra pochi istanti, e quindi, insomma, vedrai che. E dopo ti direi che sono venuto male, mi hanno. No, scherzo, non importa, l'importante è quello che abbiamo detto. Esatto. Poi. L'importante è quello che si dice. Esatto. Io ti ringrazio ancora della disponibilità. Adesso passiamo la palla alla regia Testa di Caso, che
ci abbandoni così, quindi salutiamo Testa di Caso, salutiamo. È un ottimo, bellissimo nome, devo dire. Sì, Testa di Caso, sì, c'è chi si sbaglia, non so perché, perché è così facile non sbagliare. Qui, sempre qui dal May di Faenza, il meeting delle etichette indipendenti, ci ha fatto veramente piacere fare la tua conoscenza. Un abbraccio e un saluto anche ai tuoi fan che sicuramente ti vedranno. Bye bye, a presto. Ciao.